bagarre in aula al Pirellone sui fondi destinati alla disabilità. Il PD e Italia Viva hanno presentato un'interrogazione con primo firmatario il DEM, Davide Casati, per chiedere alla Giunta uno sforzo supplementare per abbattere i tagli previsti in bilancio. Non possiamo permetterci di lasciare indietro le persone disabili, che sono le persone più fragili. Chiediamo uno sforzo che è pari allo 0,03% del bilancio regionale. Stiamo parlando di pochi milioni di euro a fronte di un bilancio di più di 30 miliardi. Ed è inaccettabile non trovare insieme le risorse. Una percentuale finita sui cartelli che il gruppo del PD ha mostrato dai propri banchi durante la discussione, prima che l'assessore Lucchini replicasse confermando il tentativo di reperire le risorse senza però le garanzie del caso. E allora ecco che il Movimento 5 Stelle prova a indicare la strada. Oggi abbiamo detto in aula meno TikTok e più fondi per la disabilità, perché se guardiamo ad esempio il piano per la comunicazione di Regione Lombardia possiamo vedere come lì ad esempio vengano stanziati 10 milioni di euro. Quindi i fondi ci sono, bisogna solo saper dove andarli a prendere. Lisa Noia, capogruppo di Italia Viva, pone l'accento su un dettaglio che dettaglio non è. Esistono liste d'attesa anche per l'accesso ai fondi, con coloro che li hanno richiesti ex novo che al momento potrebbero rimanere scoperti qualora non si aumenti la capienza del capitolo di bilancio relativo. Prendiamo l'esempio di un malato di SLA che quest'anno si trova in una situazione più grave, che non è dentro perché lui non era dentro l'anno scorso. Quindi alcuni dentro, alcuni fuori e di fatto chi entrerà lo farà perché magari mancherà qualcuno, cioè è una cosa discriminatoria e, se mi consentite, di un'inumanità terribile.